il primo dei nuovi acquisti della stagione, un pezzo importante che si aggiunge ad una rosa competitiva importante. Abbiamo fatto tanto bene lo scorso anno, ci auguriamo di poter ancora far meglio il prossimo anno. L'acquisto di Del Piano è molto molto importante sia a livello qualitativo che a livello umano, perché è un bravissimo ragazzo che sono convinto potrà inserirsi alla grande all'interno del nostro gruppo e darci qualcosa in più per poter provare a fare quel salto che un po' l'anno scorso ci è mancato. Quindi siamo a giugno, stiamo cercando di lavorare per rinforzare la rosa un po' in tutti i reparti, il direttore generale sta proprio cercando di far questo. Ci auguriamo possa essere una stagione di acquisti importante per poter rinforzare un gruppo che però parte già molto 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 competitivo. Quindi gli obiettivi non sono cambiati, insomma la prossima stagione proverete a fare quello che vi è sfuggito per poco quest'anno. Ogni anno proviamo a fare qualcosa in più. Se guardate l'anno scorso, due anni fa, siamo arrivati al primo turno playoff, quest'anno siamo arrivati al terzo turno playoff, e quindi lascio a voi pensare quello che speriamo di fare il prossimo anno, quindi qualcosa in più del terzo turno playoff. Quindi partiamo per cercare di vincere il campionato, sapendo che non sarà un campionato facile, sarà un campionato probabilmente ancora più complicato di quello dello scorso anno. Ci sono squadre che si sono rinforzate, ci sono nuove squadre che sono arrivate che hanno una rosa molto molto competitiva, quindi siamo consapevoli di quello che ci aspetta, però sappiamo di avere un gruppo importante, sappiamo di avere un mister e una compagine all'interno della prima squadra importante, seria e preparata. Stiamo cercando di inserire i migliori ragazzi che troviamo sul mercato che si possano inserire all'interno del nostro gruppo, quindi partiamo sereni, consapevoli di tanto buono che abbiamo fatto lo scorso anno, ma anche consapevoli degli errori che abbiamo fatto per cercare di non ripetere.